Pablo, finalmente viene da dire, c'è poco da aggiungere perché finalmente si è riuscito a raccogliere quanto seminato contro Modena, contro Livorno, contro Vicenza nelle partite in cui non si è riusciti a vincere. Sì, credo che da tante partite che ci tenevamo tanti, eravamo di 6 sconfitte di fila, quindi sicuramente avevamo bisogno di punti, a 1 o 3, l'importante è che siamo riusciti a fare 3, quindi molto felici, molto contenti. Ecco, due gol straordinari per te, ma l'ennesima prestazione straordinaria, da trascinatore fino all'87esimo hai rincorso, hai lanciato contropiedi, hai rubato palla al centrocampo, hai raccolto punizioni utili a salire la squadra, insomma una prestazione importante e sulle tue spalle si è raccolto un po' tutto il Novara. Credo che tutta la squadra oggi ha fatto un lavoro che è veramente molto, molto importante. Credo che ci siamo dati come tutte le partite, questa volta ci ha girato a favore. Quindi sono contento per tutta la squadra che veramente lavora tutta la settimana per questa cosa qua. Ecco, l'impressione è che con questo nuovo modulo in avanti, con questo 4-3-3, tu abbia la possibilità di puntare l'uomo con più facilità e di arrivare al tiro più facilmente. È un'impressione solo nostra, la puoi condividere? Oggi sì, sicuramente il mister l'ha preparato bene la partita. Credo che abbiamo cercato di lavorare tutta la settimana per fare questo lavoro. Oggi per fortuna l'abbiamo fatto abbastanza bene, quindi adesso a riposare, a vedere che cosa dice il mister. Era una partita che sicuramente dovevamo fare tutto, perché oggi il Novara aveva bisogno di punti, quindi quello che conta di più. Ecco, adesso si va a Bari galvanizzati da una vittoria, con lo spirito giusto, con la ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. Tra 15 giorni però c'è il derby qui. Sì, so che i tifosi sicuramente aspettano quella partita. Noi dobbiamo pensare solo a Bari, andiamo partita per partita, perché sennò è più difficile di tutto. Credo che adesso a pensare a Bari, a sistemare bene, a riprendere tutti gli infortuni che abbiamo e quindi a continuare a lavorare.